Consolidano gli acquisti i mercati europei in quella che di fatto è l'ultima mezz'ora, anzi poco meno, di contrattazioni per questa giornata. Il FTSE MIB si conferma l'indice migliore, 20.604 punti, più 0,9%. Poi il DAX abbondantemente ormai sopra i 13.000, in realtà poi si tratta di appena 24 punti, ma per questi 30 minuti rimasti potrebbero essere abbastanza, quindi più 0,8%. E poi Parigi e Madrid che guadagnano meno dello 0,4%. Wall Street tratta moderatamente positivo l'S&P 500, ma invece supera l'1% di acquisti il Nasdaq, 10.600 punti. Petrolio ormai si è stabilizzato sui $40,05 al barile, e poi tutto il resto delle commodity, delle materie prime, l'abbiamo già detto del rame, abbiamo anche già detto dell'euro-dollaro che si sta riconsolidando sugli 1,1440. Con i mercati che procedono su questa direzione, noi ritorniamo indietro. In realtà cerchiamo di concentrarci sull'argomento che di fatto ha occupato i giornali e i media, insomma, in questo weekend. Continueranno a farlo, anche se adesso c'è da dire che, insomma, basta dare un'occhiata al Corriere e vediamo come ci sia in primo piano giustamente la notizia del vaccino della Oxford University, forte risposta immunitaria, un risultato pubblicato sulla rivista Lancet e che in linea di massima potrebbe andare a alterare nei prossimi giorni anche l'andamento dei mercati. C'è la questione della scuola, di Azzolina, che conferma che ci sarà la gara per i banchi anti-Covid, quindi con le ruote costano €300, ci sono polemiche sulla fornitura, ma poi soprattutto sulla questione del Recovery Fund, dove a quanto pare ci sono spiragli di luce per un accordo. La svolta è vicina, ha detto Conte, la proposta è di 390 miliardi di aiuti. C'è anche un approfondimento che appunto il Corriere ci propone, cioè dice i paesi riluttanti, diciamo, al primo accordo sui 750 miliardi contro l'Italia, la colpa è di quota 100. Insomma, c'è un po' di carne al fuoco, potremmo essere vicini a un accordo, lo sapremo ovviamente assistendo a quanto sta accadendo per quanto riguarda la riunione dell'Unione Europea. Cerchiamo di capire un po' di più la situazione, ma non soltanto, perché parleremo anche di lavoro con un ospite, l'ospite speciale di Cosa ti sei perso di oggi, cioè il professor Pietro Ichino in collegamento con noi. Pietro, professore, grazie per essere qui con noi, anche per la pazienza con cui ci ha aspettato. E allora buonasera, buonasera. E bentrovato. Buonasera a lei e ai telespettatori. L'argomento ovviamente è complesso, quello del Recovery Fund, ma io comincerei con una domanda semplice che un po' ci stiamo trascinando da un po' di tempo a questa parte, ma che continua a essere la domanda, e cioè l'Olanda, e chiedo scusa per la rima, ha ragione? I paesi riluttanti di base hanno ragione a essere così forti nella propria posizione e quindi dire no a questa montagna di aiuti che dovrebbe risollevare l'Unione Europea e non soltanto? L'Olanda e i suoi compagni di squadra di strada esatto, avrebbero poche ragioni se non gliene avessimo date noi. Noi Italia o noi altri Europa? Chiedo scusa, prof. Noi italiani, ok. Noi italiani. Nel senso che il nostro comportamento nel passato recente avrebbe potuto essere selezionato come il modello di come non ci si deve comportare se si vuole essere protagonisti per un verso della costruzione, protagonisti del processo di integrazione europea insieme ai grandi partner Germania e Francia, e per altro verso se non ci si vuole presentare nel modo peggiore possibile come beneficiari di un atto di solidarietà e di disponibilità a farsi carico dei nostri problemi, qual è quello che l'Europa sta facendo. Noi siamo in piedi perché ci sta tenendo in piedi la Banca Centrale Europea. Se non fossimo dentro il sistema dell'euro, l'Italia sarebbe già a gambe all'aria da parecchio tempo. Eppure ci comportiamo come se tutto ciò non fosse,
e guardando a ciò che fa l'Europa con sufficienza, come se non avessimo niente da correggere, come se avessimo da dare noi lezioni agli altri paesi. Ora, detto questo, gli altri paesi non sono esenti da colpe, hanno numerose cose da correggere anch'essi, ma diciamo, la premessa per sedere a quel tavolo con autorevolezza e con peso negoziale la si doveva costruire nei 2 anni passati, nei quali noi invece abbiamo fatto a gara a discutere fra chi era più euroscettico, fra chi la sparava più grossa sulla possibilità di andarsene sbattendo la porta, cosa che nessuno avrebbe potuto fare per i motivi che dicevo prima. Noi siamo in piedi perché ci sta tenendo in piedi l'Europa, eppure il Conte 1 e a tratti, per certe venature, anche il Conte 2 tende a dire: se volessimo, potremmo far da noi. Quando ho sentito Giuseppe Conte rispondere a Ursula von der Leyen: ai nostri conti badiamo noi, ma che discorso, che discorso è? È chiaro che se entriamo in una logica di solidarietà e di integrazione, questo implica il mettersi tutti insieme disponibili a farsi controllare i conti, perché la solidarietà si basa sulla fiducia e la fiducia si basa sulla trasparenza. La trasparenza si basa sulla possibilità di controllare. Tutto il nostro atteggiamento sul MES, sul Fondo Salva Stati, è stato di un infantilismo che francamente mi provoca un senso di imbarazzo quando ne discuto con i miei colleghi nei simposi internazionali. Questa pretesa che tutto ci sia dovuto e che chi eroga un prestito non possa neppure porre un limite sulla modalità di utilizzo, le finalità di utilizzazione, ma è una cosa che non sta né in cielo né in terra, eppure di questo l'Italia ha discusso per mesi. Allora, un paese che discute per mesi, addirittura all'interno del suo governo, su una questione di questo genere, è un paese non credibile. Noi oggi chiamiamo vittoria di Conte quella che in realtà è una straordinaria vittoria di Merkel e Macron, i quali con grande lungimiranza hanno capito che l'Europa ha bisogno dell'Italia, nonostante i gravissimi difetti del sistema Italia, e hanno deciso di non lasciarci perdere. Questo è il motivo per cui usciremo probabilmente, lo spero, da questa situazione con un'Europa che fa un passo avanti e lo fa a nostro vantaggio. Ma in questo noi e il nostro Presidente del Consiglio non abbiamo nessun merito. Quindi in sostanza si sta generando quella situazione un po' quasi da cartone animato, professore, in cui magari c'è il bambino che mostra i muscoli davanti a un avversario più forte di lui e vede che l'avversario si sta intimorendo senza accorgersi che dietro ci sono delle figure ben più imponenti che gli stanno guardando le spalle. Quelle due figure sarebbero Francia e Germania. L'abbiamo letto, insomma, che di come comunque Conte abbia e di come anche i giornali in generale titolano la posizione dura dell'Italia supportata da Francia e Germania. Ma Senza non è, Francia e Germania non saremmo arrivati a nulla, sostanzialmente. assolutamente non saremmo arrivati a nulla se non ci fosse alle spalle una decisione assunta da Francia e Germania per cui tutto sommato conviene accontentarsi anche di un'Italia euroscettica, ma non troppo, perché la linea del nostro governo non può considerarsi limpidamente europeista.
è una Certo che no. linea fortemente inquinata dall'euroscetticismo, e la vicenda del MES ne è una evidente sintomo, evidente indice. Quindi Però a questo punto, professore, mi chiedo scusa se la interrompo, a questo punto se passa come sembra questo ottimismo sulla proposta dei 390 miliardi di aiuti e passa l'idea che l'Italia abbia avuto un ruolo cruciale, insomma, che sia stato tra i primi a ottenere questa vittoria, a fronte di una verità che evidentemente non è così evidente come viene raccontata, insomma, da chi sta effettuando queste trattative. Il rischio per quanto ci riguarda qual è? Cioè noi adesso canteremo vittoria a fronte di una vittoria che non è nostra e quindi che cosa può andare a generarsi? Insomma, Ma peggiorano le guardi, cose? quello che lei propone è una situazione mediatica di casa nostra, tutta interna a casa nostra, ma nessuno a nord delle Alpi considererà l'esito positivo, se come speriamo questo esito positivo ci sarà, come il frutto della vittoria di Conte, o come l'effetto di una brillante operazione diplomatica compiuta da Conte. Tutti sanno benissimo che Ok. l'esito sarà stato determinato da una gestione molto sapiente e molto lungimirante di Angela Merkel e con l'appoggio di un grande europeista, quello sì, come Emmanuel Macron, e diranno l'Italia anche questa volta ha lo stellone che la protegge e ha la fortuna di trovarsi in una situazione in cui mamma Europa la accoglie nonostante i suoi capricci, nonostante i suoi infantilismi, nonostante la sua incapacità di rendersi conto della gravità delle piaghe che l'affliggono e della necessità delle riforme di cui ha fame e sete, riforma dell'amministrazione pubblica, innanzitutto, riforme di tutto un insieme di meccanismi rispetto ai quali siamo sempre in coda, sempre ultimi della fila nelle graduatorie europee, altro che picchiare i pugni sul tavolo. Dopodiché, l'Italia ha anche il dono della simpatia, perché molti vengono in vacanza in Italia e godono delle nostre bellezze, della nostra simpatia a titolo personale. Noi, presi singolarmente, funzioniamo bene e spesso come singole imprese siamo efficientissimi e quindi, bene o male, tutti sono contenti che l'Italia, tutti, non tutti, ma molti sono contenti che l'Italia resti in Europa, e poi obiettivamente l'Europa ha effettivamente bisogno di questo pezzo, perché è un pezzo molto rilevante dal punto di vista economico, sia dal punto di vista del mercato, sia dal punto di vista produttivo. E quindi tutte le no i nostri difetti politici ci vengono alla fine perdonati, o quantomeno si finge di chiudere un occhio. Però Conte non si inorgoglisca, non alzi la cresta, può aver fatto una bella operazione di public relations, di immagine, di comunicazione, aver sfruttato a suo vantaggio questa vicenda, e sul piano politico anche questo conta, è politicamente un successo, non glielo nego, ma stia molto attento, perché se non corregge quella componente ancora troppo forte di euroscetticismo e di populismo che caratterizza il suo governo, avrà dei grossi problemi e delle grosse gatte da pelare, e il suo governo rischia su quei difetti di cadere subito dopo. Tra l'altro,
è chiaro a questo punto, se i numeri sono quelli di cui disponevamo alle 4 un'ora fa, è chiaro che noi del MES avremo bisogno, non potremo farne a meno. E quindi il problema che lui è riuscito finora a rinviare, se lo ritroverà fra i piedi a settembre e ottobre, lui probabilmente conta di aver accumulato a quel momento un tale vantaggio in termini di consenso, di favore dei sondaggi, da poter piegare per l'ennesima volta il rifiuto ideologico del Movimento 5 Stelle. E probabilmente il calcolo è giusto. E accadrà così, e quindi per l'ennesima volta, dopo la TAV, dopo la TAP, dopo tutti i rifiuti muro contro muro che sono crollati, si sono sciolti come neve al sole, anche sul MES arriveremo magari con qualche acrobazia verbale ad avvalercene. Però resta il fatto che siamo un paese di coda e siamo un paese di coda non solo sul piano strutturale, economico, amministrativo, ma anche sul piano politico, proprio per questa nostra incapacità di essere protagonisti del processo di integrazione. Beh, integro quello che c'è appena, quello che ha appena analizzato con una tabella che adesso chiedo alla regia, eccola qua, che la regia ci mostra, tabella pubblicata sul profilo ufficiale di Enrico Mentana di Instagram, e sostanzialmente qui dice che siamo i soli tra tutti gli stati europei a non aver presentato un programma nazionale di Delle riforme, un riforme. buco enorme per chi bussa a quattrini, insomma fa specie vedere il flag su tutti i paesi, compresa la Lettonia, Malta, la Slovenia, insomma la Spagna, che è pure il paese peggiore in assoluto in termini di efficienza nello sfruttamento dei miliardi di fondi messi a disposizione nel periodo 2014-2020, i penultimi siamo noi, quindi insomma non è che c'è da esultare, ma insomma questo integra un po' il discorso che abbiamo fatto con Pietro Ichino. Peraltro il Corriere della Sera, tra i vari titoli, pubblica, propone appunto i motivi per cui i frugali siano contro l'Italia. Colpa di quota 100, con Rutte che dice: vorrei sapere come vengono spesi i soldi eventualmente del recovery fund, per fare un esempio. Quindi si parla di lavoro, e di lavoro parla anche Pietro Ichino nel suo libro L'intelligenza del lavoro, quando sono i lavoratori a scegliersi l'imprenditore. Qui immagino che non si parli del motivo per cui quota 100 possa essere una delle cause per cui non stiamo così simpatici agli olandesi. Però, Beh, no, parlo prego, anche di prego, quello. professore. Ah, parla anche di questo. Parlo Ok. anche di quello, ma non è quello il tema centrale del Certo. libro. Il tema centrale è che in Italia i servizi per l'incontro fra domanda e offerta non funzionano. Noi su questo piano siamo più che indietro rispetto agli altri, siamo proprio indietro di 2 generazioni nella tecnologia dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro, e questo genera dei enormi giacimenti occupazionali che non vengono sfruttati. Si calcolava subito prima della pandemia 1.200.000 posti di lavoro qualificato specializzato che non vengono utilizzati, restano permanentemente scoperti, cioè sarebbero lì già pronti senza bisogno di un euro di incentivo, di investimento, ma non vengono coperti per mancanza della persona che abbia la qualifica o la specializzazione adatta a ricoprire quel posto. E anche questo è un elemento di gravissima debolezza, perché tutti gli studi economici mostrano che un mercato del lavoro che sa creare la risposta alla domanda di manodopera qualificata è un mercato del lavoro che attira domanda di manodopera qualificata, cioè le imprese scelgono di collocarsi là dove trovano le persone adatte. E invece questo accade molto di più negli altri paesi di quanto non accada da noi.
E soprattutto in questo momento di crisi gravissima, crisi economica gravissima, noi avremmo bisogno di attivare i percorsi che portano le persone dalla situazione di disoccupazione o di cattiva occupazione alla buona occupazione che c'è, e invece investiamo decine di miliardi, come è necessario per carità, per sostenere il reddito di chi è in situazione di difficoltà, ma non spendiamo un euro per le politiche attive e facciamo quella pagliacciata, perché tale è stata, dei navigator, cioè di un'imbarcata di migliaia di persone senza la formazione necessaria, senza il management necessario, perché l'incontro fra domanda e offerta richiede un management capace e responsabile riguardo ai metodi e ai risultati. Zero su questo terreno, non è stato fatto nulla. E abbiamo lì queste migliaia di co-co-co che tra l'altro sono stati pagati al 100% e hanno avuto anche in più il bonus degli autonomi Sì. e che continuiamo a pagare, sono miliardi che corrono e che non, e li chiamiamo politiche attive del lavoro mentre non collocano nessuno. Ora, questo è il primo capitolo del libro, poi ce ne sono altri quattro, ma non posso pretendere qui di raccontare anche i successivi. C'è tutto il discorso sull'intelligenza collettiva del lavoro, e qui è il discorso sul sindacato, sui due prototipi di sindacato a confronto, ma questo chi vorrà se lo leggerà sul libro. Penso che avremo modo anche magari di approfondirlo prossimamente, se avrà ovviamente il piacere ancora di collegarsi con noi, professore. Intanto grazie, peraltro leggo un Ovviamente. paio di messaggi che sono arrivati dagli amici da casa sulla riflessione che ha fatto poco fa sulla questione Recovery Fund. In particolare c'è, allora, eccolo qua, Roberto Magagnotti che dice: chiaro che non hanno nessuna fiducia negli stati del sud, non solo dell'Italia, parla degli stati del nord. Un cliente, dice, avvocato credo di Reggio Emilia, una volta mi disse: gli olandesi erano pirati e pirati sono rimasti, e aveva ragione. Poi un altro racconta, insomma, se la prende con il PD e con i 5 Stelle, che non hanno idea di cosa fare in questo paese, immagino in riferimento alla zero proposte sulle riforme, e poi programmi di riforme zero, assistenzialismo e statalismo. I governi precedenti a quello attuale stanno seduti e aspettano Godot. Ci vorrebbe un governo con maggioranza a 60-70% e che duri. Sembra utopia adesso, probabilmente lo è. Noi però abbiamo il tempo che a nostra disposizione che si è concluso. Dunque, grazie ancora a Pietro Echino, buon lavoro, un buon proseguimento, grazie ancora per essere stato qui con noi. Grazie Buonasera a tutti. a voi da casa che ci avete seguiti ovviamente. Adesso è il momento di dare la parola a Angela Scullica e ai suoi ospiti. Chiudiamo ricordando ovviamente che i mercati chiuderanno positivi, appunto siamo a più 1,03% per il FTSE MIB, oltre i 13.000 punti, a 13.046 per il DAX, guadagna lo 0,9%. L'appuntamento con le nostre dirette è per domani mattina alle 9 con Manuela Donghi. Grazie e un buon proseguimento con i nostri programmi.